pensano. Allora, innanzitutto, come state? Come è andata ieri sera? Come vi sentite? Bene. Bene. So, c'è da fare qua a Sanremo, non è che passi le giornate nell'ozio, però è andata bene ieri. Ci sentivamo bene, anche nel senso che ci si sentiva bene sul palco. Avete portato l'esaltazione della musica nel festival che per eccellenza, anche secondo i discorsi di Baglioni, ha esaltato la musica. Voi però ci avete messo anche il tema musicale, nel senso Lettere dal Duca, avete dedicato il brano a David Bowie. Com'è nata la decisione di portare un brano di questo genere dedicato a forse una tra le più grandi icone della storia della musica? Ma la canzone è nata, è sgorgata proprio tutta di getto, e il nostro riferimento a David Bowie aleggiava mentre veniva composta insieme a tutti quanti, e quindi questo è stato un po' il punto che ha determinato la musica. Da questa è derivata poi anche tutta la parte letteraria, che è stata opera di Enrico. Insomma, anche la scelta del duetto non è stato proprio convenzionale. No, assolutamente. Mi giuro, è un grande colpo per il festival, direi anche per la musica italiana, perché Mi giuro è uno dei grandi personaggi del rock, che con gli Ultravox ha portato il punk verso la new wave, poi è stato protagonista di tantissime altre attività, Live Aid insieme a Bob Geldof, e quindi è una personalità assolutamente in vista nel panorama musicale internazionale. E possiamo anche dire uno di noi, nel senso che lo sentiamo vicino al nostro modo di intendere la musica. Il 16 febbraio esce il nuovo album, L'Anticristo. Chi è l'Anticristo nel nuovo album? L'Anticristo è un protocollo di comportamento, cioè sono quelle persone che si ritrovano e che decidono i destini del mondo, ma sopra i presidenti, che decidono chi saranno i presidenti, dove avverrà la prossima guerra, la prossima carestia, la prossima bolla finanziaria. Che cosa sceglierà la gente, che musica ascolterà la gente, perché è evidente, insomma, che il calo del livello della musica degli ultimi 25-30 anni non può essere casuale. Evidentemente i Bob Dylan e i John Lennon davano fastidio, andavano sostituiti con dei fantocci che nulla hanno da comunicare. O anche eliminati fisicamente. Peraltro, nel caso di John Lennon. Che musica ascolteranno? Dal 16 febbraio i vostri ascolteranno un disco particolarissimo, perché è stato un disco suonato. Noi abbiamo provato i pezzi come si faceva una volta provavamo in cantina, adesso per fortuna c'è il mio studio, e quindi sentiranno due tastiere perché Silvio ha due mani, sentiranno due chitarre perché sono in due a suonare, al massimo tre con me, e sentiranno esattamente quello che poi noi riprodurremo dal vivo, senza computer, senza il click, senza queste robe. Avete ridotto la parte di elettronica? No, l'elettronica sono tastiere di un certo tipo, ma non le tastiere generate da, come si dice? Non ci sono suoni campionati, non ci sono strumenti virtuali. Sono strumenti veri, a volte anche vintage, ma soprattutto strumenti veri che suonano nel momento in cui accendiamo l'amplificatore e inseriamo il jack nell'apposito. E suoneremo tutto solo dal vivo. E rimbalzo a voi la palla, perché mi auguro che voi cominciate a scrivere. Sono andato a vedere il concerto di Tizio, bello, però l'80% era in playback, c'era un computer che andava e Tizio che mimava. Gente come voi dovrebbe farlo. È presente come si mette nei ristoranti con l'asterisco pesce sul gelato? Non è una cosa illegale. Magari il pesce è buono, però è sul gelato. Basta saperlo e farlo sapere. Sempre ritornare al discorso del 90% della musica di oggi. Per dire, per cui il nostro è un concerto particolare. Va bene, allora ci vediamo in tour quest'estate? Sì, in tour. Anche questa primavera. Anche Milano, Torino, l'Auditorium a Roma, insomma dal 14 aprile, dal 13 aprile siamo in giro. Ci vediamo là.